E quindi eccoci qua anche con la nostra seconda parte che profuma di bellezza. La riapriamo dal salottino con i consigli di Lucrezia. Ta-da! Ed eccoci tornati con la nostra Donatella. Quindi continuiamo a parlare di pigiami. Uomo, donna, ma soprattutto colori. Prima abbiamo visto tutte le super tendenze nel tono del verde, adesso passiamo agli azzurri. Sì, perché finalmente, come dicevo prima, quest'anno ci hanno fatto tanti colori, ci sono anche delle novità, come l'azzurro che solitamente viene proposto in primavera e estate, invece quest'anno ce l'hanno proposto anche nell'autunno inverno. Chiaramente sempre hanno abbinato un colore che lo rendesse un pochino più autunnale e quindi l'hanno abbinato con dei toni di marrone. Marrone, quindi azzurro-marrone. Sono proprio curiosa di vedere queste proposte, quindi vediamo. Linea alla sfilata. Allora, devo dire che io faccio parte del team vestaglia di Pile, perché sono super freddolosa. In casa sono sempre con la vestaglia. La vestaglia di Pile è veramente un comfort assoluto. Un must have, devo dire, per gli inverni. Ma bisogna stare attenti, perché se il Pile è di qualità scadente, tende a non far traspirare la pelle, quindi si crea umidità all'interno, poi si fredda e quindi crea freddo. Ecco. Okay? Quindi deve essere sempre di un materiale molto traspirante e certificato. Quindi di ottima qualità. E a proposito di certificazioni? Allora, le certificazioni sono molto molto importanti, perché danno proprio la carta d'identità del tessuto, che non contiene sostanze tossiche, non contiene residui chimici dopo la lavorazione, che è stato fatto con il giusto smaltimento delle sostanze, quindi non nelle falde acquifere o nel terreno, e anche nel rispetto dei lavoratori. Etico, quindi. Quindi molto molto etico. Ed questo lo ritengo una cosa importante e fondamentale, l'etica dei lavoratori. E infatti da te troviamo tutte certificazioni. Sì, ecco. Le ditte che tratto io hanno tutte certificazioni Tencel o Ecotex, che quindi proprio tutelano il lavoratore, l'ambiente e tutto ciò che ci circonda, e anche le clienti, anche la persona. Perché indossare questi tessuti è sicuramente molto più, oltre che confortevole, è molto più sano. Certo. Allora, andiamo a descrivere proprio le modelle. La prima, abbiamo detto, quindi un pigiama marrone. Marrone abbinato al panna. Il panna riconduce un pochino il filo in queste varianti di colore, in queste animazioni coloriali, perché si abbina benissimo chiaramente al marrone. E è un pigiama molto bello anche con del pizzo. Il secondo è uno splendido Giulietta o Giulia? Chi c'è? Noemi. Ah, Noemi. Allora, Noemi ha un pigiama kimono, quindi un pigiama da poter portare assolutamente anche come capo di abbigliamento. Io lo sai come lo vede bene? Un bello chignon, un tacco alto, un esatto, cappottino. Bravissima. E si esce. Non ti si proprio veramente, veramente bello. Infatti anche qui c'è un top sotto, proprio perché può essere utilizzato come capo di esterno. E questi tessuti qui sono in modal, quindi sempre di origine naturale. Poi vediamo Gabriele. Gabriele ha invece un pigiama classico taglio maschile aperto davanti. Qui abbiamo una flanella di cotone, in questo caso,
quindi un pigiama più caldo, però sempre molto molto grintoso, e anche qui sviluppato in questi toni di azzurro abbinati ai blu, quindi tendenza proprio della stagione. Della stagione. E terminiamo con l'altra Giulia. L'altra Giulia, che ha sempre la stessa fantasia un po' così Japan, però il pigiama un po' più classico, il pantalone in tinta unita e t-shirt fantasia. Anche questo in modale. Quindi ecco, sono anche ottime idee regalo, perché no? Certo, perché si avvicina al Natale, spesso non si sa cosa regalare, invece un capo di intimo è sempre ben accetto, una donna è sempre gradito. Che sia un reggiseno, un completino intimo o un bellissimo magari pigiama completo da portare in casa, è sicuramente un regalo utile e molto gradito. Molto gradito. Dopo parleremo anche del nero, ma ci fermiamo qua, quindi linea Carlotta. E noi torniamo a parlare di allenamenti con il nostro personal G. Ci siamo lasciati a nuovo anno, gennaio lancerai un'app, ma prima abbiamo capito che tu alleni in presenza ma anche online, quindi che differenza c'è? Alleni più persone in presenza o online? Chiaramente l'online mi dà la possibilità di allenare più ragazzi. In palestra alleno prettamente le ragazze di Firenze perché comunque sia tendono a venire in palestra. L'online mi permette, grazie anche ai ragazzi con cui collaboro, di allenare un vasto... Per arrivare, diciamo, a tutti, è importantissimo. Per arrivare a tutti, bravissimo. Anche perché sei contattato da davvero tantissime persone. E a gennaio lancerai un'app, in cosa consiste? Permette di rendere fruibile l'allenamento, perché chiaramente ogni esercizio è caratterizzato dalla presenza di un video dove lo spiego come se fossi lì con loro. E questo affinché l'esperienza del cliente sia eccelsa e non abbia difficoltà durante l'allenamento, per non scoraggiarsi abbiamo deciso di fare un'app che permette appunto di rendere l'esperienza a 360 gradi completa. Alleni più uomini, più donne? Alleno 97% donne. Accidenti. E quel 3% di uomini sono mariti, compagni, fidanzati delle mie clienti. Ma ti posso garantire che sono peggio gli uomini delle donne. Davvero? Sì. A proposito, no? Quindi, prima abbiamo capito un po' quelle che sono le esigenze delle donne, centriamo nei dettagli e capiamo anche quelle che sono le richieste dell'uomo. Allora, parto dalle richieste dell'uomo. Va bene. Voglio farti da lui. Le richieste dell'uomo generalmente sono di avere un addome scolpito, spalle belle prominenti, pettorali in vista, certo, gambe non troppo grosse perché tanto le allena andando a giocare a calcetto. Queste sono le richieste dell'uomo. La donna invece ha richieste più specifiche, dettagliate, però la donna ha una caratteristica in meno rispetto all'uomo, che è quella di non essere, diciamo, presuntuosa. L'uomo generalmente, leggendo i blog, informandosi, ti vorrebbe mettere, passami il termine, in bocca quelle che sono, certo, le richieste. Quindi le donne non sono pazienti, ma non sono presuntuose. Però si abbandonano totalmente a quello che gli viene detto, è come se andassero dal dottore... Dottore, c'ho un mal di gola, che cosa devo fare? Quindi si abbandonò totalmente a quello che gli viene detto, anche perché sono seguite veramente tanto. Abbiamo la nutrizionista, abbiamo le tutor per farle rimanere motivate. È impossibile così non sbagliare, non essere in ottime mani. Ma è per tutte quelle donne che hanno paura di fare pesi o di allenare troppo la parte superiore, perché ci sono queste donne, vero? Assolutamente, diciamo, la richiesta della donna è quella di non ingrossare eccessivamente nella parte superiore. Però io alleno in base alla tipologia di fisio, quindi in base al biotipo. Il biotipo è ogni donna ha le sue caratteristiche. E quindi ci stai spiegando in cosa si differenzia il tuo tipo di allenamento con altre, no? Assolutamente. Quindi in alcuni tipi di donne con magari predisposizione a accumulare liquidi e ritenzione idrica, cellulite nella parte inferiore del corpo, allenare la parte superiore innanzitutto rende la corporatura più armoniosa. Ma chiaramente magari le donne andando in palestra preferiscono allenare la parte inferiore perché pensano che esista il dimagrimento localizzato, invece allenare eccessivamente la parte inferiore le fa infiammare ancora di più, quindi entrano in un vortice da cui non escono mai. E soprattutto entrano in gioco tutte le diverse tipologie di corpo. Assolutamente.
che sono sostanzialmente 5. Ci sono donne con fisico a triangolo, che vuol dire che hanno spalle strette e mettono centimetri nella parte inferiore. Ci sono donne invece con fisico a triangolo inverso, dove magari hanno il bacino stretto ma sono predisposte a mettere centimetri nella parte superiore. Ci sono ragazze che non hanno punto vita, quindi sono quelle definite a rettangolo. Ci sono ragazze invece con spalle e bacino in linea ma hanno punto vita stretta, che sono quelle con fisica clessidra, e invece ci sono quelle che mettono centimetri in maniera uniforme, che sono quelle con fisico ovale. Ogni fisico, affinché raggiunga il risultato più velocemente, ha bisogno di un trattamento diverso. Malgrado le donne vogliono tutte le stesse cose. Sono trattamenti ovviamente personalizzati. Personalizzato sul biotipo e chiaramente sull'obiettivo che vuole raggiungere la cliente. Quello che non deve mai mancare è la costanza. Assolutamente. Non iniziare ovviamente. Si devono fare due amiche, che sono due cugine, che sono costanza e pazienza. Questa è bellissima. È vero. Ovviamente. E mi hai detto che però sono percorsi che hanno diverse durate. Hanno diverse durate perché... C'è chi non ti lascia mai, ma c'è anche chi si allena 2-3 mesi e poi ti saluta magari per riprendere l'anno dopo. È Io possibile? Ho clienti che mi porto dietro da quando ho iniziato, 8 anni Vedi? Fa. Ci sono ragazze che invece vanno in fasi intermittenti, perché magari nei periodi più stressanti del lavoro, della vita, della famiglia, tendono a abbandonare l'allenamento, che è invece l'unica valvola di sfogo. Quindi smettono, però ritornano, e questa è la cosa più importante. Poi ci sono quelle che lo fanno solo in prospettiva della prova costume, i famosi 3 mesi del miracolo. I 3 mesi del miracolo? Ma esistono o no questi 3 mesi del miracolo? No, esistono 3 mesi. E quindi iniziate, mi raccomando, in tempo. Per tempo. Dopo sono curiosa di capire come impronteresti un allenamento con me. Vabbè. Grazie mille, Alessandro. Grazie a te. A più tardi. Adesso torniamo a parlare dei meravigliosi gioielli Roberto Poggiali. Torniamo a parlare della tua linea di bigiotteria. Mm-hmm. Hai detto che presenti tantissimi varianti, no? Sì. Tutto inizia da un anello. Ho iniziato dalla scarabocchio. Nato per gioco, che poi diventa il gioiello di tutti e per tutti. Mm-hmm. Nascono delle meravigliose e proprie collezioni. Sì. Prima abbiamo visto lo scarabocchio, che è la linea da cui è nato la nostra collezione di bigiotteria. Adesso vediamo le catene, che è comunque un altro elemento ricorrente nelle nostre collezioni, sia in oro che in argento, ma anche appunto nella collezione di bigiotteria. E allora cosa facciamo? Ce le guardiamo queste catene. Vai con la sfilata, prego regia. Le catene che sono tornate molto di moda, protagoniste delle nostre sfilate anche della Milano Fashion Week. Sì, assolutamente. Non passano mai di moda, sono un po' come le perle, però ci sono periodi in cui sono più utilizzate. Che vanno un po' di più, esatto, più utilizzate, periodi meno. Sì, sì. Allora, come vedete, noi sviluppiamo varie tipologie di catene. Ovviamente sono tutte fatte a mano, quindi ogni elemento della catena è fatto a mano, quindi non sono in serie come spesso si vedono, no? Abbiamo vari tipi di finiture, quelle che indossa Katia al collo, per esempio, è in placcatura sempre in ottone, placcato sì. Palladio, che è quell'effetto argento che vi dicevo prima, no? Con la chiusura, il moschettone, sempre anche quello fatto a mano. Mentre come cintura, perché come vi dicevo prima, a noi uno piace dei vostri comunque, punti di forza sì, è creare è proprio
l'utilizzo che ha più usi, no? Sì, più usi di un gioiello, cioè compri un gioiello e lo utilizzi, e soprattutto una catena si addisce particolarmente perché la puoi utilizzare sia come cintura che come girocollo e anche compri come compri solo una collana? No, comprate anche una cintura. Una cintura, un bracciale, un girocollo, una collana. Quindi spazio comunque, sì, puoi utilizzarla alla fantasia. Sì, puoi utilizzarla in più soluzioni in base all'outfit che hai, insomma. E, come dicevo, allora, questa è la catena un po' più classica, a maglie lisce. Invece quella che indossa al braccio fa parte della catena martellata, che qui vediamo il bracciale, però poi dopo magari nelle foto vediamo anche la collana, la cintura. Ovviamente catene più grandi di dimensioni. Sono più grandi con l'effetto martellatura, quindi prendiamo maglia per maglia e gli diamo, vengono battute, vengono martellate. Tecniche proprio di lavorazione. Sono tecniche di lavorazione, sì. Differenti. Diverse, per dare anche un effetto diverso poi. Poi c'è la classica balbazzale che abbiamo visto adesso in foto, che è anche quella. Si rivede anche sia nell'oro che soprattutto. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, non manca niente. Quando diciamo catene pensiamo anche tendiamo a pensare alla pesantezza, però bisogna dire che tutti i gioielli di Gloria che ho indossato personalmente più volte sono tutti leggerissimi, e questo significa che una donna può davvero indossarli, sì, tutta la giornata, per tutto l'evento, insomma, quando vuole. È una cosa a cui stiamo molto attenti noi, soprattutto sugli orecchini, perché è una cosa, cioè, importante, no? Devono essere anche orecchini. Ora lasciamo fare quelli un pochino più importanti, più grandi, però quelli anche più classici, più piccoli, devono comunque avere una portabilità giornaliera, quindi comunque non devono pesare. O stiamo attenti anche al fatto che non si incastrino magari nei capelli, come per esempio lo scarabocchio, no? Si può pensare che sia pesante, che si incastri nelle sciarpe, nei capelli, e invece in realtà no. E invece provare no. Per credere, provare per credere, che poi anche te oggi hai deciso di indossare una meravigliosa catena al collo, sì. Ti sta benissimo, è una un bellissimo punto luce. Sì, è un punto luce, sì. Ti dà luce. È una semplice catena, sempre con maglie lavorate a mano, però dà quel punto di luce al collo che ci sta sempre. Non sbaglia mai la nostra Gloria, non sbaglia mai. A dopo. Con altre sfilate, grazie. Giusto? Sì, un'altra, l'ultima. Perché adesso invece torniamo a guardarci altre sfilate con Beauty Style. Rieccoci qua. Eccoci. Oggi ci fate sognare. Oggi siamo andati sul romantico. Ci state stupendo. O sul romantico. Non spoileriamo niente. No. E lanciamo la terza proposta, terza sfilata. Prego, regia. Evviva, questo giro abbiamo anche lo sposo! Se no ci si dimentica sempre dello sposo. E Luca e Giulia, meravigliosi. E quindi, sì. Descriviamoli. Allora, Luca, a parte che è amico e cliente, nel senso da tanti anni, porta sempre questo capello un pochino più sfilato, spettinato, che delle volte anche per il giorno del matrimonio è anche giusto, non troppo laccato, non troppo bloccato, certo. Nel classico. E si abbina bene al suo viso, che insomma degli elementi un pochino più forti, il biondo lo rende già un po' più dolce. Direi di sì. Poi abbiamo Giulia, che
ha un'acconciatura morbida, la ragazza che non vuole troppe pose o troppe costruzioni. Abbiamo ricreato un pochio centrale, leggermente spostato, però naturale, nel dare dolcezza, un po' romantico, con la parte davanti invece con delle onde morbide che vanno un attimino a rendere il viso un pochino più dolce, un pochino più enfatizzato, con una corda di perline e strass che è stata avvolta completamente nel giro testa. Diciamo che le fa proprio da corona in questo caso. Il trucco poi di Stefano. Il trucco invece abbiamo giocato, dato che l'abito è molto romantico, un po' principesco, sì. Abbiamo giocato su un occhio sempre molto marcato, ma delicato, con questa bocca nude contornata di un po' di rosato, che per una sposa più romantica ci sta sempre, quindi... Diciamo che il trucco accentuato, perché non bisogna mai dimenticarsi che nelle foto i trucchi e tutto quello che viene fatto risulta sempre molto inferiore, quindi dobbiamo giocare sui punti luce, dove comunque valorizzare il viso della persona ma rendendolo presente. Certamente. E lei, appunto, abbiamo fatto questo occhio marcato ma allo stesso tempo romantico, abbinato molto all'abito. E quindi capite che i nostri Stefano e Andrea con... Edona e Carolina sono pronti a creare il vostro look a 360 gradi, sì, per quanto riguarda trucco e ovviamente capelli. Per tutte le spose che partono un anno prima, ma anche alle spose dell'ultimo secondo, certo, no? Esistono, certo, queste spose? Esistono le spose che arrivano da ultimo e per varie esigenze o per Roma innamoramento repentino e quindi... Vi è capitato. E noi rimediamo a queste cose. E ovviamente riguardiamo tutte le proposte che abbiamo presentato in questa puntata, dalla cerimonia alla sposa. Eccole qua, che parterre di modelle meravigliose. C'è anche Luca, ovviamente, certo, che impreziosisce tutto. Il bello tra le donne. Ma e quindi, voi vi trovate in Piazza Acquarrata. Piazza Risorgimento 66. Ecco, dato... Sì. Mi permetto di chiedervi una cosa. Certo. Siete di Quarrata. Sì. Sappiamo quello che è successo. Sì, sì, abbiamo subito, ecco, un'inondazione purtroppo grossa, anche se siamo qui, ci siamo ammazzati di lavoro, sia le persone ci hanno aiutato, tanto volontariato. Vediamo quello che vi è successo. Tanto, come negozio, era il vostro negozio completamente distrutto, è successo 10 giorni fa. Il negozio aveva 9 mesi, questo è come ora, sì, che abbiamo, sì, modificato e riportato, diciamo, perché nel siete ripartiti alla grande, siete, sì, partiti, sì, con ancora abbiamo più messo 10 giorni, brava, 10 giorni, notte e giorno, te lo dico, tanta gente ci ha aiutato, esatto, tante persone, poi ho seguiti, ho visto tante persone, sì, sono disposte, di... tante e persone che hanno subito i danni, famiglie e negozi. Noi poi ci siamo sentiti proprio in dovere di aiutare anche tutti gli altri con il, ecco, nostro vi piccolo siete adoperati modo. In che modo? Abbiamo prima di tutto cercato amici che hanno potuto portare via cose con camion e tutto e sostenere, insomma, le conoscenze che si potrebbe avere. E poi abbiamo aperto una GoFund proprio per tutti i commercianti e le persone al piano terra, che è aperto, che abbiamo sulle nostre pagine Instagram e Facebook, e raccoglieremo da qui a fine anno, perché noi siamo ripartiti bene e molto carichi, ce l'abbiamo fatta anche con l'aiuto di noi, le famiglie, tutto. Ma ci sono tante persone che sono ancora ferme, non riescono. Certamente, proprio, quindi diamo tutti insieme un aiuto alle attività, sì, di Quarrata, sì, o sì, comunque sia a tutte le attività, sì, di, sì, tutta Toscana che sono state colpite. Io lo sapete, vi ho ripostati nelle mie storie, sì, però sì, l'invito lo diamo ovviamente. È per, sì, tutti, sì, basta venire a trovarvi sui social, su Instagram, su Facebook Andrea e Stefano Parrucchieri. Andrea e Stefano Parrucchieri o sulle nostre collegate dei personali, e troveranno se qualcuno può dare un aiuto a queste persone. Certamente. Beh. E con questo meraviglioso appello e messaggio noi vi salutiamo e soprattutto vi ringraziamo per essere stati con sempre. Noi. Ci avete davvero stupiti oggi. Grazie, grazie a voi e grazie al vostro meraviglioso team e a tutti i modelli qua presenti. A prestissimo, grazie. A molto presto. Grazie. E adesso Loredana, semplicemente grazie a Firenze. Quindi, a proposito
di questo guardaroba capsula che con voi non manca mai. Ci stavi spiegando anche quello che è l'approccio con le clienti nuove. Proprio così. Allora, le clienti nuove, come ti dicevo prima, una volta che ci siamo conosciute, insomma, anche all'interno del nostro primo incontro, indipendentemente da quella, cioè chiaramente seguiamo quella che è l'indicazione della loro occasione d'uso, del perché si sono rivolte a noi, però quello che consigliamo loro è di iniziare dalle basi. Come ti dicevo, il tema della puntata di oggi è stato ispirato da uno dei tanti feedback che abbiamo avuto e arrivano fortunatamente tante nuove clienti che arrivano da noi grazie al fatto che vedono altre nostre clienti, magari sul posto di lavoro o amiche, quindi quando ogni volta diciamo che le nostre clienti sono il nostro miglior biglietto da visita, no? Sì, quindi certo. Ci fanno da biglietto da visita, quindi chiedono loro dove sono state, dove hanno fatto acquisti, ci vengono a trovare e che cosa ci dicono? La prima impressione che hanno della loro amica, appunto, che le ha ispirate, amica o collega, è il fatto di essere sempre a posto, no? Ma come si fa ad essere sempre a posto? Lo si fa con i pezzi giusti. Quindi quella che è stato il nostro biglietto da visita magari è una cliente affezionata che ha seguito i nostri consigli nel tempo. E la famosa continuità, no? La costruzione del guardaroba partendo dalle basi con i pezzi giusti, inserendo poi quei pezzi anche più particolari. E poi piano piano imparano anche a combinarli in autonomia e a ricambiarsi continuamente, a sembrare sempre diverse. Essere sempre a posto, siamo sempre a posto quando abbiamo un armadio in ordine. Un armadio senza confusione. Esatto, cioè perché in ordine. E questo è possibile grazie all'organizzazione e al guardaroba capsula. Proprio così, cioè in ordine nel senso con un certo ordine di acquisti, cioè inserendo nel guardaroba i pezzi giusti, appunto. E questo appunto si chiama, come dicevamo prima, l'inglese ha un po' rinominato tutto, lo ritraduciamo in italiano guardaroba capsula o anche smart wardrobe, cioè il guardaroba furbo, no? Furbo perché? Perché una delle richieste più frequenti è quella di reindossare in più occasioni quelli che sono gli acquisti. E come lo si fa? Lo si fa quando, inserendo i giusti capi, si impara anche a miscelare insieme tessuti nati per occasioni diverse, un po' come ho fatto anch'io oggi, no? Quindi sono partita da un capo che tutti abbiamo nell'armadio, che è una semplice camicia bianca. L'ho notato, ti ho fatto subito i complimenti, Loredana, esatto. Come sei vestita oggi. E ho abbinato insieme un capo in effetto pelle laminata, quindi insomma un po' fortino diciamo, ma l'effetto pelle è presente in tutte le collezioni, anche nei classici colori cuoio e nero, e anche nella versione non solo effetto pelle ma anche effetto scamosciato. È un capo veramente passepartout. Io ovviamente, come hai detto tu, se non lo fa in televisione quando? E quindi ho esagerato e sono arrivata vestita d'argento. Però è un capo jolly che l'ecopelle appunto consente, il tessuto in ecopelle, che sia un pantalone o che sia un capo da sopra, giacche o camicie o anche abiti in ecopelle, sono veramente dei passepartout. L'ho abbinato ad una giacca di ispirazione maschile, quindi a un tweed, una giacca in lana, una giacca che è un capo investimento, quindi non perché costi una fortuna, ma perché lo ammortizziamo veramente nell'arco dei mesi, dall'autunno ce lo ritroviamo in primavera senza mai riporlo. Perché? Perché è una giacca che fa da capospalla. Le temperature sono state miti e lo sono ancora, quindi il clima sta cambiando. Il clima sta un po' cambiando, la vestiremo sopra questa giacca, col cappotto, col piumino quando sarà il momento, ma oggi ci consente di uscire di casa come se fosse un capospalla e quindi magari di metterci soltanto uno scialle, uno sciarpone sopra. È un investimento anche perché parliamo di altissima qualità e questo, esatto, ci fa capire che un capo durerà nel tempo, non la famosa stagione via. Esatto, non una stagione via. A volte i vostri capi vengono anche poi passati di generazione in generazione. Proprio così, esatto. Quindi quando hai un capo come appunto una giacca passepartout come questa, che ti fa da capospalla all'inizio della stagione, da blazer durante la stagione, poi in un tessuto di qualità
è un tessuto cosiddetto di rottura, cioè che si abbina ad altri tessuti, ovvero che non richiede un abbinamento specifico. Quindi te la metti col jeans, te la metti col pantalone in fresco di lana, te la metti con il pantalone appunto di ecopelle, la metti su un abito, anche su un abito con un anfibio, perché no? Quindi una giacca, questa come tante altre che abbiamo in negozio e che vi invitiamo a venire a provare. Che e appunto... poi quando viviamo un guardaroba creato da Grazia Firenze, viviamo un guardaroba ricchissimo di colori amici, perché anche, entra esatto, in gioco anche esatto, l'armocromia con esatto, voi. E quindi a questo punto dove vi trovate i contatti? Firenze, come dicevamo all'inizio, Firenze in Piazza Dalmazia, quindi zona nord della città, via Gioberti zona sud, Empoli nel centro storico, che ora è la città del Natale, dovresti saperlo, e quindi insomma è vivissima in questo periodo, e Prato da 2 anni. Loredana, tutto il è tuo volato. Meraviglioso team l'abbiamo salutato. Assolutamente sì. E quindi noi ti aspettiamo prestissimo. Bene. Per un'altra puntata. A presto. Grazie, grazie per essere stata grazie con noi. Dell'invito. Grazie buonasera. Mille Loredana. E adesso i consigli di Lucrezia. Allora Donatella, abbiamo prima parlato di colori, quindi pigiami e lingerie colorate, adesso invece parliamo del nero. Spesso il nero come viene considerato come colore? Sì, allora il nero è colore immancabile nella lingerie, nella corsetteria, quindi nell'intimo di una donna generalmente non manca mai. Nella lingerie devo dire che spesso è considerato o un colore troppo sexy, mm-hmm, oppure un colore un po' cupo, triste, ecco, cupo. Mm. E invece no, volevo insomma far vedere che l'interpretazione del nero anche nella lingerie da notte è un'interpretazione femminile, però anche molto pratica. E comoda. Capi quindi da portare. Io quando scelgo le mie collezioni scelgo sempre capi che sono facili da portare, da sfruttare, quindi non da mettere occasionalmente e poi riporre nel cassetto e lasciar lì, perché le cose belle magari hanno un prezzo un pochino più alto, certo, però devono essere assolutamente sfruttate e portate in maniera molto easy, ecco. Quindi variare anche, sì, variarle nelle sue tendenze, forme, sì, colori. Sì. Benissimo, ma prima di parlare di ciò farei vedere l'ultima sfilata. Vai! Oh, e Total Black sia in tutte le sue possibili esatto, varietà. Ecco, partiamo dalla prima modella, la nostra Giulia. Giulia ha una camicia da notte lunga in modal, quindi sempre, ripeto, fibra di origine naturale. Mm-hmm. Anche perché il nero bisogna farlo con dei tessuti specifici, ecco, perché ad esempio il cotone tende a stingere e diventa grigio, quindi è brutto. Quindi qual è il tessuto diciamo più utilizzato con il nero? Il modal e la viscosa sono i tessuti principalmente usati per il nero. Ok. E anche il micropile, insomma, però il cotone di solito è sconsigliato, ecco. Sì, sconsigliato. E qui abbiamo un abbinamento in pizzo sul décolleté, mm-hmm, però è una camicia assolutamente facile da portare, certo, non ha bisogno di particolari cure se non nei lavaggi, che insomma come tutta la lingerie io cosa consigliamo? Sempre, ma la lingerie si può tranquillamente lavare in lavatrice, mm-hmm, sulle etichette sono riportate sempre le istruzioni di lavaggio, non superare i 30 gradi.
e non centrifugare troppo perché altrimenti si storgono le fibre e si sciupano dietro i capi, mm-hmm. però questi sono dei capi che vanno avanti veramente certo. per anni, quindi non ci sono assolutamente problemi, sono dei, uno li acquista, se li gode e se li porta avanti anche nel tempo. Il costo nel tempo e poi insomma è un costo relativo. Certo, adesso passiamo appunto alla lingerie un pochino più sexy. Ecco, qui abbiamo una versione più sexy decisamente, mm-hmm. Un baby doll che però può essere trasformato, ad esempio un pantalone in necopelle certo. e sopra un giubbotto può diventare un mini abito. Certo. Quindi ecco, si ritorna al discorso che ci sono alcuni capi nella lingerie che possono essere trasformati in capi d'abbigliamento ecco. e noi chiaramente sappiamo consigliare cosa, come e quindi aiutare le nostre clienti a trasformare i loro anche capi. Anche perché ricordiamo che proprio nel tuo negozio possiamo trovare anche il servizio di consulenza. Certo, sempre. Quindi questa è fondamentale non solo per l'intimo, il bikini, ma anche per una scelta magari di un pigiama. Certo, o perché una un capo così può essere acquistato, sfruttato per una, anche per una serata in discoteca per una giovanissima certo. o per una cena un po' grintosa con i giusti abbinamenti e poi dopo uno può continuare a portarlo. Possiamo come ritrasformare come vogliamo. Certo. Poi vediamo l'altra Giulia. Che indossa la versione pigiama e questa volta aperto davanti, quindi in chiave un pochino più rigorosa e maschile, anche se ha delle applicazioni in pizzo. E questo completo è molto bello, ad esempio anche portato in casa con sopra un bel cardigan, anche con dei colori in abbinamento, dal classico panna a dei colori anche più forti. Certo. E questo lo possiamo anche riutilizzare eventualmente per una sera. Questo può essere utilizzato anche per una sera. Anche qui se si mettono gli accorgimenti giusti. Magari una cintura. No, esatto. Oppure chi sta in casa, ad esempio, anche la domenica e ama stare in pigiama, questo è un capo che non sembra un pigiama. No. Ci metti appunto un capo sopra un po'... anche una felpa. Un cardigan, bellissimo, una felpa. Un cardigan, okay. Poi vediamo Gabriele, quindi moda maschile. E qui invece ho proposto un tartan, un tessuto fantasia tartan con del rosso, anche perché ci avviciniamo al Natale, potrebbe essere un capo un'ottima molto carino. Un'ottima proposta. Esatto. Donne, ascoltate. E anche per i giovani. Certo. Perché non è vero che i giovani non amano il pigiama. Noi serviamo tantissimi ragazzi che amano il pigiama. Benissimo, allora dove ti possiamo trovare? In via Gioberti, chiaramente, 59 Rosso. Su Instagram seguitemi perché ci sono sempre tutte le nostre novità. Ti vedo, ti seguo. Sì, lo so. Sempre pronta a dare consigli utili anche sui social. Quindi ti ringrazio Donatella. Grazie e noi a voi, passiamo grazie a la te. Linea Carlotta. E quindi, caro nostro Alessandro, come impronteresti l'allenamento sulla sottoscritta? Anzitutto valuterei che biotipo sei, quindi farei un'analisi di qual è la tua corporatura. Ok. Ho sbirciato su Instagram, e che sono sincero. Io so, vediamo se... È un biotipo a clessidra. Bravissimo. Quindi hai spalle in linea con i fianchi, però hai punto vita stretto. Stretto. Come imposterei un programma di allenamento con te? Innanzitutto valuterei la tua giornata tipo. Tu stai un sacco in piedi. Di conseguenza solo conta sera. Da almeno 3 ore sui tacchi. Sui tacchi, quindi alla sera sicuramente cioè le caviglie gonfie, ti senti le gambe pesanti, non sei una che si allena, quindi no. Va improntato, almeno questo va improntato. Oops. Come improntare il tuo programma allenamento? Sicuramente lavorerei il 50% sulla parte superiore del corpo. Davvero? E il 50% su. Ah, ok. Questo perché? Pensavo un'altra cosa. Vabbè, questo vai. Perché? Perché chiaramente potresti soffrire. Lo so che lavorare sulla parte superiore del corpo un po' donne è oddio divento mascolina, perdo la mia femminilità, in realtà non già. È così. Lavorare no. sulla parte superiore del corpo permette di far fluire il sangue verso l'alto, di conseguenza a te che stai tanto in piedi, questa caratteristica, questa diciamo metodologia di allenamento ti permetterebbe di alleggerirti le gambe. Okay. Quindi sicuramente lavorare sui glutei perché so che li vuoi. Sicuramente Quanto lavorare fai? Sulle gambe perché so che le perché volete, no? Però sicuramente lavorare sulla parte superiore del corpo ti permetterebbe di alleggerirti molto le gambe, insieme magari alla sera che ti metti a gambe alte e poi, visto che sei uno non si allena, fare i bendaggi drenanti. E tu hai i tuoi bendaggi? Io ho i miei bendaggi drenanti.
Li abbiamo creati, dico abbiamo perché non li ho creati da solo, l'ho creato insieme a un socio. Okay. Perché chiaramente dopo la pandemia, incominciando ad allenare tante ragazze, mi veniva chiesto quali bendaggi posso fare. Ho detto ma perché, fra virgolette, devo arricchire un marchio che non è mio. Quindi ho creato questo marchio che si chiama Leggy Band, che giocando sulle parole sarebbe leg band, ma riprende la G di personal G, e sono bendaggi inerenti alla ritenzione idrica e alla cellulite. Ti sei divertito, ci hai giocato, sì, con questa, sì, parolina. Personal G. Ci sta per il tuo cognome, Giovannello. No? Però vabbè. Comunque, io sto molto in piedi, ma ci sono donne che stanno molto a sedere, sono sedentarie. Quindi, chi ha più ritenzione idrica, quindi la cosiddetta cellulite? Allora, innanzitutto... Sta tanto come rispondi, eh? Brava. Più che altro dobbiamo fare una distinzione fra ritenzione idrica e cellulite. Sì. La ritenzione idrica è un accumulo di liquidi extracellulari, okay, che è dovuto sostanzialmente a un processo infiammatorio. La cellulite è tutta un'altra storia. La cellulite è... Ite sta per infiammazione, quindi infiammazione del tessuto adiposo. Ok. Generalmente ce l'hanno persone che sono state sedentarie per tanto tempo, generalmente... hanno avuto uno stile di vita non sano, non si sono mai allenate, e quindi allora pensano molto adulte. Questo un po' mi salvo, diciamo. Questo ti salva. Però ovviamente, perché no, i bendaggi potrebbero davvero... Se ti dovessi dare un consiglio, sì, sicuramente le gambe alte la sera, ma fare anche esercizi di microcircolo, che sono degli esercizi dove ti devi mettere in punta di piedi durante l'arco della giornata, e stimolando il riflesso plantare ti permette di portare i liquidi verso l'alto. Ora questi consigli continuerai a darmeli a fine puntata, però abbiamo capito ancora una volta perché contattarlo, come è possibile farlo attraverso i tuoi contatti social, a Instagram, sì, Facebook. Su Personal G. Personal G. Mi trovate su Instagram e verrete contattati dalle ragazze adibite al servizio online, dove vi verrà fatta una consulenza, e una volta deciso qual è il miglior percorso di allenamento, sono sicuro che vi troverete bene, perché verrete coccolate a 360 gradi, se siete persone poco motivate, se siete persone poco costanti e se soprattutto vi siete allenate e non avete raggiunto risultati. Grazie per insomma essere stato con noi, Alessandro, a prestissimo. Grazie. Adesso finiamo in bellezza tornando a parlare dei meravigliosi gioielli della nostra Gloria. Gloria, rieccoci qua. Eccoci. Adesso parliamo dei gioielli davvero, di quei gioielli big, no? Che fanno da protagonisti magari su outfit semplici. Mm-hmm. Sì, è tornata, cioè quest'anno è la moda del gioiello big o del indossare più gioielli. Bello, nello vistoso. Stesso... Esatto, sì. O più gioielli insieme. Sì, e gioiello big su un outfit semplice che danno valore poi tutto anche all'abito stesso, insomma. E quindi la nostra Katia l'outfit semplice ce l'ha, indossa un tubino e guardiamo un po' quale gioiello big indosserà. Vai con la sfilata. Veniamo a noi. Innanzitutto complimenti perché sono meravigliosi. Grazie. La collana in particolar modo. Sì, questo è un pezzo unico creato da mio padre e ricorda il nostro Multiplicity, che è l'anello che abbiamo brevettato noi, ed è un anello a quattro facce. Bellissimo. E come poi... Questa è una collana, vedi, richiamano l'elemento del Multiplicity che... Se Katia lo fa vedere o lo fai vedere te, gira, quindi quell'elementino gira e mostra tutte le quattro facce sia dell'anello che anche della collana. E quindi è un gioiello in trasformazione, sì, sempre diverso. Sì, sì, perché a noi piace questa cosa di dare appunto al cliente, fornire al cliente
con un gioiello, 5 gioielli, 4 gioielli, cioè, e alla poi fine... vi piace molto il movimento, no? Allora, la tridimensionalità. Sì, 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 lo creiamo spesso anche nei nostri gioielli, quelli fiori e farfalle, dove la farfalla si muove sul fiore, quindi sì, ci piace creare questo effetto movimento sui gioielli. E questo qui appunto richiama l'anello, il nostro Multiplicity che abbiamo fatto in oro e brillanti, e adesso magari lo vediamo nei video. E ricorda, e praticamente ogni giorno puoi girarti il tuo anello, puoi girare l'anello e vedi ogni faccia ha un suo stile. Quindi ci può essere una faccia col pavé di brillanti, bianchi piuttosto che colorati, vedi ogni faccia sono ha il suo design. Più semplici, sì. E facce più ricche. Quindi in base al look che certo. che hai quel giorno, ti indossi questo anello. Magari se hai un look un pochino più classico, elegante, puoi metterti a vista la faccia dove c'è il pavé di brillanti, che è un pochino più classico, e viceversa, e così via. Sì. E quindi niente, abbiamo voluto richiamare questo nostro anello brevettato anche nella collezione di bigiotteria, creando questa collana in tubogas e questo elemento a 4 facce che ci ricorda il nostro anello. I gioielli sono tutti personalizzabili? Sono tutti personalizzabili, realizziamo gioielli anche su richiesta del cliente, in tutti i metalli, quindi siamo a completa disposizione del cliente, potete contattarci per qualsiasi preventivo o per venirci a trovare su appuntamento in showroom, se avete anche delle richieste particolari su... adesso vediamo un buon momento, no, per regalare uno dei tuoi gioielli, ma ci stiamo avvicinando al Natale. Sì, adesso e questa ci stiamo è davvero avvicinando. Un'ottima occasione per regalare un grande gioiello e di conseguenza fare un bellissimo regalo. Adesso stiamo vedendo il nostro collare scarabocchio, sì. Che anche questo fa parte dei gioielli che abbiamo creato, e anche questo, ecco, potrebbe essere uno dei gioielli adatti a un look semplice e a dare quindi un'impronta un pochino più forte al tuo look. Grazie Gloria, le abbiamo detti tutti i tuoi contatti? Sì, allora ci trovate su Instagram, Roberto Poggiali Jewelry, altrimenti su Facebook, o potete contattarci telefonicamente o via email per qualsiasi richiesta, per qualsiasi preventivo, oppure sul nostro sito www.robertopoggiali.it. Grazie Gloria per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito, a presto. E grazie a tutti gli ospiti per aver reso questa puntata davvero bellissima. E adesso la nostra bellezza si trasferisce in cucina. In che modo? Ma è vero Marco che si mangia prima con gli occhi? Sempre con gli occhi e poi con la bocca, sono intimamente legati, assolutamente. E quindi l'appuntamento è dalle? Alle 19 in punto, ti aspetto qua in cucina. Aspettami, perché io arriverò come sempre. Restate sintonizzati perché Tada continua in cucina.